Come tutte le mattine, un buon risveglio muscolare. Non è mattina al campo se non c'è il caffè turco di Schulz. Stanotte ha fatto il diluvio universale e adesso lavoro asciugatura tenda. Ha piovuto tutta la notte. Si lascia ogni campo con la strana sensazione di lasciare casa, anche se ci si è stati soltanto per una notte. Molta cautela, accertandosi che l'acqua non abbia creato troppo fango. Electricity! L'ennesimo borgo fantasma. Ne saranno a decine. Questa mattina il fango non è mancato e in diversi punti abbiamo rischiato di cadere. Single track con i bagagli non è proprio il massimo della comodità. Anche abbastanza esposto e scosceso dalla parte sinistra. Basta toccare con una borsa che ti sbilancia e vai, si va di sotto.
Ma io sono sceso, sono venuto giù a piedi incontro perché pensavo volessimo guardarlo prima. Si capiva che finiva in un single track. Però vabbè. È meglio che non ci pensi che vai dritto. La stazione sciistica di Aranza è chiusa e quindi si torna indietro sulla statale per bypassare questo pezzo e vedere se si riesce comunque ad arrivare al Pico Negro. Da qui sono una quarantina di chilometri fino a lasciare la statale e poi prendere altro sterrato che va su. Che dici? È l'unica? L'unica, non c'è alternativa. Da qui riprendiamo la traccia e l'abbiamo presa seguendo due tracciati, uno di Google Map che ci ha portato sullo sterrato e l'altra del GPS che ho dato il punto per raggiungere la traccia che stavamo percorrendo e quindi alla fine hanno combaciato. Quindi da adesso siamo di nuovo in traccia. Estremamente ripido.
e in più un terreno ancora più smosso. Patagonia o Europa? Ma dopo questo tratto ripido, dietro non vedevo Schulz e quindi si torna indietro a vedere cosa è successo. Eccolo lì sul ciglio della strada, niente di buono. La disfatta! Tecnico, ma per fortuna con poca pendenza. Qui stiamo già sull'altopiano prima di salire al Pic Negre, dove poi si incontrerà un altro altopiano ancora più fantastico di questo. Di fronte al salitone nero che porta al Pic Negre, vedere uno che sale con il trial e due cani e non prova neanche a farla non è proprio tranquillizzante, ma poi facendola parto per primo io un po' titubante. Prospettiva fa strani giochi, in effetti era molto ripida ma anche molto fattibile. È la volta di Schulz. Vai Schulz! E quando tutti e due abbiamo guadagnato la vetta, dove osano le aquile, finalmente si va un po' in giro sull'altopiano a 2600 metri. Thank you.
frattempo sono saliti un altro paio di motociclisti e una jeep. Cambio mappa alla centralina del T700, l'ha portata su off-road. Posto veramente fuori dal mondo. È un altopiano, ma è molto stretto e ai lati ci sono delle pareti verticali di centinaia di metri. Stiamo avvicinando al luogo dove si trova la camionetta, tra leggenda e realtà. La realtà è che c'è e si vede, e la leggenda è come ci sia arrivata. La leggenda vuole che negli anni 60 un ragazzo, uno studente se non ricordo male, portò la camionetta in marcia fino a quassù. Se così fosse, allora le qualità della T1 ancora non si conoscono appieno. Raggiunto il luogo della camionetta, ci si trova alla fine dell'altopiano, quindi bisogna tornare indietro e si fa un bel anello su un'altra strada.
stare veramente attenti, perché sono un susseguirsi di collinotti che finiscono improvvisamente con lo strapiombo. Pensavo fossi un'altra persona, un altro con lo stesso modo. Sì, abajo tu amigo. Abajo mi amigo. E altro con una World Rally. Sì. Sì, no. Ma da chi si scende? Sì. Ok. Allí la Volkswagen. Allí? Por este, derecha o arriba? È la stessa cosa. Ah, ok. È un po' più sotto. Ok. Grande altopiano, la vedi? Vale, qual ma difficile, derecha o izquierda? Difficile, qual? No, derecha. Difficile? Un po' okay, ma questa okay. Qui, ma poi a poco. Ok, see you. Buon viaggio, ciao. Igualmente. Scende dal mitico salitone nero. Tutta l'escursione al Picco Negro è un grande anello di circa 20 km, quindi pieni di adrenalina e di indelebili ricordi, ce ne torniamo indietro perché si è fatta l'ora di cercare un campo. Tornando nel trambusto della civiltà, ci si scambiano le impressioni davanti a un buon caffè. Non quello turco, perché quello soltanto la mattina. Pochi chilometri dopo, un altro campo da favola.